Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Questa volta vi faccio pure vedere per dirvi varie situazioni dei vari giochi, insomma, se. Divertente. Allora, diciamo che in questo periodo c'è stato un bel po' di macello in questi, scusate la telecamera che fa un po' pena, in questi giochi. Io sono qui in questo gioco soltanto per mostrarvi il video in modo fatto bene, soltanto che quindi posso spostarmi, c'è problema niente, e dirvi chiaramente che facciamo un resoconto veloce di tutto quello che abbiamo finora e quello che possiamo fare. Cominciando da lui, che appunto è il peggior gioco che ho finora, sempre e comunque. Voglio essere onesto con tutti i giochi, sento, però se il video vedrà un po' storto perché è un problema di telecamera, infatti se giro vedete che non riesco molto ad arrivare qua, quindi boh, ve lo dico. Allora, praticamente questo gioco intanto continua totalmente a fare solo una cosa nella sua vita, diciamo arricchissimi, insomma, quindi continuare a mettere skin inutili che, se poi volete, vi faccio vedere un attimo. Non metto troppo audio perché sarebbe un problema, allora lo metto un po'. Scusate, un altro pulito. Questo gioco l'unica cosa che fa è continuare a mettere skin per i personaggi, mentre li potenzia appunto con, diciamo, un modo tutto suo di skin, diciamo, una cosa del genere, non so tutto bene come intendervelo. Mettiamo un po' più piccolo, se non ci capiamo. Praticamente queste stelle, dove andiamo uno uno, stelle potenziate, che ancora ne mancano molte molte, ecco qui, queste stelle qui viola, luminose, sono un modo per potenziare, ma sono anche un modo ovviamente impossibile, come avevo già parlato tempo fa, per potenziarli appunto, un modo appunto, appunto per aggiungere una skin inutile, come, scusate, mangiavo pesante. Scusate ovviamente per la pessima giornata che ho avuto per fare il video oggi. È stato un macello, sono molto stressato questi giochi ormai. Alcuni, già detto che probabilmente non ci giocherò più, quindi lo userò per altro. Poi magari spiego se qualcuno dice. Skin come questa. Chissà, vabbè, è bella, sì, è figa, sì, diciamo, però il problema è ovviamente la dovete acquistare o con i soldi veri oppure con altre valute, totalmente impossibile da tenere sul gioco. Il gioco in serie, che non è nemmeno già uno dei miei preferiti, è un gioco action RPG 2D, diciamo, ma se già sì, diciamo che il gioco in sé, la grafica è 3D, ma il movimento rimane 2D. Quindi totalmente per quello, il resto vedo che il gioco in sé non è troppo giocabile, in più ovviamente ha i suoi problemi. Su quello volevo dire intanto di lui. Quindi andiamo avanti e passiamo al prossimo gioco. Eccoci qui su Smash Legends. E dico ovviamente il gioco in sé è abbastanza, cioè, l'unica cosa però che voglio dirvi di questo gioco è che sì, ha avuto i suoi miglioramenti, ha avuto le sue cose, c'è un ma. Quello che vedo è che appunto ha finito i suoi accessi, diciamo, di benvenuto, di inizio del nuovo gioco. E l'unica cosa che ha fatto ottenere praticamente, che cos'è? Niente, è il solito gioco in qualche modo, che ok, vabbè, puoi pure perdere, puoi pure ottenere ciò che vuoi, non capisco nemmeno perché sta
Non sta entrando, Dio quanto è lento. Come vedete non dà più niente sulla posta. Non dà più nulla, ragazzi. Non dà proprio più niente. Zero totalmente. Io non so nemmeno cosa devo dire, sinceramente. Non voglio parlare di altro, quindi non lo so. È sempre un gioco problematico. Non lo posso disinstallare per altri motivi, però se volete ve li dico, ma me lo dovete chiedere però, soprattutto. E quindi non posso dire altro. Passiamo al prossimo gioco. Non è un gioco che proprio ne vale proprio la tanto, 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 tanto la pena. Ok, eccoci qui. Il prossimo gioco è God of Ascocibi 2015, che appunto ovviamente il problema è sempre quello. Come vedete non ci potete credere che è il mio unico gioco che do per telefono che sta in orizzontale, ragazzi. No, in verticale, non in orizzontale, pazzesco. E quindi non c'è bisogno di fare mai nulla su di lui, ma il problema non è questo. Questo è lento. Dico, vabbè, sì, ha dato molti oggetti, ha dato molte cose, ha dato molti potenziamenti, insomma, nemmeno più. Oddio, mi sono dimenticato di calcolare qua il dato. Come sta e cosa. Ha dato molte cose per evocare. I banner mini sono quelli, qua. Che ci sono, non ci sono. Non so esattamente se è migliorato perché le ultime cose mi ha fatto trovare parecchie, diciamo. Oddio. E niente, per ora sta con dei banner totalmente ripetuti in cui io ho già ottenuto tutto, insomma. Vediamo un attimo il dato. Che è il personaggio del dato che c'è adesso. Non ho il dato, no. Scusate, volevo dire. Labirinto. Jason è normale. Insomma, uno spreco, ovviamente. E niente, non ho altro da parlare sto gioco. Ci vediamo al prossimo. Eccoci qua al prossimo gioco. Che è Brave Souls. Voglio dire soprattutto una premessa, mi sembra che Tegama si sia aggiustato un pochettino di più. Sembra sempre da sto lato. Direi di sì. Dunque, Brave Souls in sé, come ho già detto, questi tre giochi un po' che vi ho fatto vedere già adesso sono praticamente più o meno trashati, quindi non è che ho tutta la grande voglia di giocarci. God of Ascol Shibby, non so molto bene come gestirlo, non ne ho la minima idea. Però, boh, non lo so. Risorse è il solito gioco che continua, non sto manco andando avanti su di lui. Continua a fare la solita cosa degli eventi, la solita roba. E non c'è modo di mettere una grafica più scarsa. Sì, magari funzionava meglio, magari, detto. Ma no, non mi sembra. E niente. Questi sono i banner di adesso. No, non tu. Gioco si doveva migliorare, ma nemmeno mi sembra. Ha messo Brief Fest, che è una totale fregatura. Perché non è uno di quei banner belli che pensate. Questo qua, dov'è? Oddio, dov'è? È sparito. No, è il primo. È il primo. Che invece fa vedere un 5 caratterizzato dell'evento, vi ottiene soltanto un 5 stelle, quindi non ne vale proprio la pena. Continuiamo ad andare. Continuano a andare sfere, non so come si chiamano, e quindi il problema è sempre là. Per
esempio qui abbiamo questi. Il mio personaggio abbastanza buono sembrerebbe essere soltanto Ichigo, infatti potete provare solo lui, ora proviamo, li faccio diventare forte. Ma non è uno di quelli che ci mette, cioè, non è uno di quelli che ci ha messo troppo, che rimango troppi tanti secondi che ha vinto, vabbè, è lo stesso uno dei fortissimi, ovviamente, che da quello che ho provato alcuni addirittura vincono a 13 secondi prima, quindi boh, non so cosa devo dire, o non devi perdere tempo con i pugni, non lo so, dipende. Ma comunque non lo otterrete facilmente, questo è poco massimo. Solo quello posso dirvi. Quindi, nonostante questo, boh, non ho altro. Il cloro ovviamente non ho avuto più voglia di potenziarlo. Ho ottenuto altri nuovi personaggi, alcuni abbastanza buoni. Vediamo un po' dove erano. Ho ottenuto questo Shunsui trasformato. Potente, fusionato con Katen. Avete un momento, gioco anche ad altri giochi. E basta, altri 5 stelle buttati là, insomma, cioè, non è troppo forte. Passiamo al prossimo gioco. Allora, dunque, ragazzi, il prossimo gioco sarebbe Tenzero, ma io non ho la minima intenzione neanche di entrarci, quindi vi spiegherò semplicemente da qui la sua situazione attuale. Grazie. No, senza tentarci per ovvi motivi, che ora ve li spiego se volete, non c'è problema. È un gioco totalmente lento, ma lento, ma lento. Così lento che l'unica cosa che l'ha battuto in tutta la mia vita che ci ho giocato è soltanto GTA San Andreas per la Play 2 che avevo, che si era rotto e si era danneggiato. Ci metteva minimo 10 minuti o più soltanto per mettere in pausa. Ma io non lo so perché ero così stupido da provarci, ma comunque non volevo perdere assoluti i dati, ma non mi ricordo più molto tempo. Ormai ce l'ho cosato sulla Play 3, ce l'ho comprato da lì, ricomprato, insomma, cioè, e là funziona, ma non l'ho toccato mai più, ovviamente, che è un gioco d'epoca ormai. Comunque, quello volevo dire che Hades è lento, non dico come lui, però è buona parte. Diciamo che alcune cose non le vuoi, anche altre cose lente. Voi avevo già detto, avevo già parlato che il gioco in sé non è. E ripeto, non è troppo buono. Non è troppo bello, quindi non ho voglia per forza di giocarci.
E quindi non è che ho altro da dire molto su di lui. Perché è un problema. È sempre un problema. Oddio. E giusto ora ho fatto l'evento, giusto prima. Ci ho messo un po', ci mette un bel po' soltanto, come già detto, ci mette 2 minuti per entrare soltanto nel gioco. E ci mette un minuto, credo, ciascuno a vendere soltanto, dico soltanto, 20 oggetti alla volta, massimo. Cosa che dovete limitatamente fare perché ne siete pieni. Ora io sono sceso da 1000 quasi, quello che è, 890 fino a 450. Ed è già stato un oblio, quindi non ho altro da dire, non voglio dire altro e passiamo al prossimo gioco. Allora ragazzi, prima di passare al prossimo gioco vi farò una sorpresa. Intanto ho detto che ho disinstallato un gioco senza nemmeno portarlo totalmente nel cadre, attento, perché è stato così inutile quel gioco che ci è passato voglia tutti e due direttamente di calcolarlo direttamente. Si tratta di My Hero Academia Ultra Impact. È stato totalmente inutile e insulso. Nonostante avevo magari l'engine più potente che c'era, il mio Katsuki non era poi tanto male, diciamo che non è bastato me stesso a nulla. Perché il gioco in sé era, a parte è sempre stato gioco a turni, quindi noioso, non c'è voglia troppo di giocarci. E niente, c'erano vari problemi per la storia che era rimasta, era impossibile farla, gli eventi erano talmente impossibili, quindi è un gioco che mi ha ricordato un po' Bounty Rush, scente, qualcosa, quindi non ho avuto tutta questa voglia di tenermelo direttamente ed è finita lì, quindi finita, non verrà portato più sul canale, non ci giocherò più e quello devo dire altro e basta. Passiamo al prossimo gioco, che è il nostro My Hero Academia The Strongest Hero. Qui Zugo diciamo che non è poi così tanto più felice rispetto all'altro, perché non ha voglia di entrarci per forza, non c'è bisogno. Non ha fatto nulla, l'unica cosa che ha fatto danneggiare è niente. Un evento in cui deve esprimere resistenza simile a quello dell'evento del film, ma nulla che nulla che, perché ho trovato qualche oggetto e io mi sto preparando sto gioco esattamente come Immortal Soul, che ora tra poco ne parleremo, attenzione, e per il prossimo passaggio che ci sarà, per quello che tanto è possibile da te, però è abbastanza tenibile, diciamo, ci sta altro in 2D, quindi abbiamo capito totalmente che God of Fasco cibi probabilmente direttamente Smash Legends, forse ormai mi ha già esaurito abbastanza e credo che non aiuta. E Eden Zero sono totalmente e ufficialmente trashati. Quindi, nonostante potranno ancora portare magari qualche video sul canale, se poi ne vogliono, non ci giocherò, non mi impegnerò su di loro. Non ho nessuna intenzione, probabilmente. L'unico che salva per ora è God of Fasco, CB, probabilmente. Un Brave Souls invece è diverso perché semplicemente boh, più tra i personaggi più ti hype, diciamo. Però non basterà la cosa perché boh, potrebbe essere uno di quei giochi che appunto già pure mi hanno detto anche su Mortal Soul, che non riesci a finire nemmeno la storia con i personaggi che hai, quindi siamo capiti. Comunque, ora andiamo su Mortal Soul e vediamo insieme e capiamo tutto il resto. Dunque, eccoci qui. Ora vi faccio vedere e vi capiremo insieme questo evento di Mortal Soul, che è appunto, no, scusate, evento, questo anniversario di Mortal Soul, che è appunto, come dicono praticamente tutti, già pure sui commenti,
non è qualcosa di divino, non è qualcosa di leggendario, di supremo, di veramente totalmente accettabile. No, proprio no. Ora vediamo, ragazzi. Ah sì, giusto. To the strongest hero, volevo dire che appunto mi va dall'arena, magari, quindi ora si può fare anche a cavolo quando non c'è nulla troppo da fare, quindi basta battere dei bot con delle missioni che anche se ho completato, penso manco completabili tutte. Un gioco che odio totalmente perché il suo non rispetto fa solo andarmi in bestia totale, supremo. Si potrà fare tutto, si potrà fare l'arena spiante partecipando a quelle battaglie. Spero che d'ora in poi rimanga così. Comunque, questo è il nostro Nessa di Morte Assol. Si presenta con spiante di nuovo. E dico soltanto per i leak che hanno detto che vogliono che. Non vogliono, che pensano. Che magari potrebbe dare ancora qualcos'altro. Questo è l'evento. Si presenta semplicemente con una Rukia e un Byakuya in kimono autunnale, o primaverile più che altro, perché siamo primavera, quindi sì. E UR, quindi skin, nulla troppo che, ottenibili tramite questo evento, facendo delle missioni giornaliere per non posso vederle, o oh no? Sì, ok. Per una settimana, Dio mio ragazzi, aiuto, scusate. State voi. Non ci sono nuove musiche, non c'è nulla nuovo, non c'è hype, non c'è niente. Tenete questi lasi. Si cerchi da tirare sui vostri dharma che stanno qui. E niente, ottenete premi. Io so due frammenti Rukia, quindi non avrò intenzione forse di evocare troppo a quello. Ci sono degli oggetti che dovete trovare che sono dei, non lo so, dei fiori che fanno tutte varie cose, però la cosa più importante sono queste monete qui, ovviamente, però il gioco continuando così potrebbe non durare poi così tanto di quanto si spera. Quello posso dirvi da me intanto, poi se muore da solo io non lo so, non so che devo dirvi. E ovviamente le solite shopponate che arrivano addirittura a 109 euro, ragazzi. Quello che è, qualsiasi cosa sia, questa valuta. La valuta più strana che abbiamo visto. Quindi, boh, non devo dirvi altro. Anche se mi sono unito a questa. Ah, sono unito a un nuovo membro, a questa squadra potente. Più potente del mio server. Io, mio fratello e un altro. E non è che. C'è tutto questo hype, ecco. Qui intanto su cross server, multiserver continua a parlare di problemi di questo gioco. Non so cosa ci sarà, non so cosa farò. Non vedo nulla di troppo utile, chissà che non c'è altro. Totalmente. Questo torneo ha stufato, non ne posso più, c'ho ancora 3 giorni. E questa modalità di kin non è mai stata più messa. E niente, non c'è altro tempo. Anche se i miei personaggi stanno diventando arancioni, potrebbe essere trashato a nulla come Road to Hero. Solo quello posso dirvi. Vedete qui, cosa dite? Cosa dicono? Play for fun if you ain't dishing cash out. Cioè intende. Giocate per divertirvi se non volete tirare fuori i soldi. Sai. E quindi qui capite che il gioco sta iniziando a rischiare seriamente. Soprattutto per me. Intanto ho tutto questo oggetto. Siamo un po'. Non è troppo che. Pure altro e niente, io non ho altro da dire. Questa è la situazione più importante ed è importante capire tutto, dico tutto il resto.
Qui siamo contenti, siamo in hype per Black Clover Mobile, che non sappiamo se ancora esattamente che gioco è. Quindi il nostro obiettivo di me e mio fratello è vedere che gioco esattamente è, che ancora non si è nemmeno capito. Il mio livello però che ho sbloccato finora è il livello 94 e quindi non posso fare salire nient'altro, come vedete, quindi diciamo che non posso dire quella parola esattamente. Giochetto, insomma, sto gioco sui vari personaggi, fa diventare arancione a mano e a livello 94 a mano semplicemente per aspettare la sua probabile fine. Quindi non ho altro da dire, usciamo da questo gioco. Sì, vabbè, usciamo direttamente così. Niente, come avevo già detto, vi avevo già parlato di Soul Rising tempo fa, che mi ha chiamato 3D Global perché non è manco stato tradotto bene, perché è una traduzione così pessima, persino in italiano, che fa proprio ridere i polli direttamente. Ma il problema più grave che vi ho già detto è la sua traduzione orribile e tremenda. Ne riparleremo in futuro, quando avrò tempo lo porterò, perché nonostante questi orribili problemi, come ho già detto, è un gioco seriamente seriamente buono. Mi ha fatto conoscere un'intera associazione potente, mi ha fatto conoscere varie persone che continuano a impegnarsi, ci aiutano. Infatti sono già abbastanza potente, quindi il video verrà portato appena avrò tempo. Però non ho altro da dirvi, quando avremo notizie di Black Clover Mobile ne riparleremo di più, seriamente, e vedremo cosa faremo con lui. Quindi scusate, sono un po' stanco, è stato un macello. Sono contento di aver fatto questo video, è la cosa più importante che potevo fare per ora. Appena avrò tempo, quindi avrò fatto una giornata buona, non troppo stanco, questo che porterò direttamente su Rising. Quindi questo video finisce qui, noi ci vediamo direttamente sabato. E vediamo cosa sarà direttamente. Seconda del giorno, sabato dovrei aiutare a fare un dolce, chissà, quindi potrei non esserci purtroppo a fare un video lungo e importante, quindi noi ci vediamo sabato. Ci vediamo, finisce qui e quindi non so mai come concludere un video, scusate, non so mai come concludere. Comunque, niente, ciao a tutti, Agristander, ciao.